Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto agli asparagi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, riso di tipo carnaroli, asparagi con le punte tagliate e i gambi puliti, olio, cipolla, vino bianco, latte, acqua, dado vegetale, sale, pepe e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo momentaneamente da parte il parmigiano. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno la cipolla e i gambi puliti degli asparagi. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 6. Adesso riuniamo sul fondo del boccale l'olio. Facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo il riso, le punte degli asparagi e il vino. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 3 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo l'acqua. Il sale, il pepe, il dado vegetale che noi abbiamo fatto con il bimby. Mescoliamo bene a fondo con la spatola. Questo passaggio serve per evitare che durante la cottura il riso si attacchi sul fondo del boccale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso dal foro del coperchio aggiungiamo il latte. Riposizioniamo il coperchietto e proseguiamo la cottura per 4 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo il burro. Il parmigiano, mescoliamo leggermente con la spatola, richiudiamo con il coperchio il misurino
e facciamo amalgamare per un minuto. Senza temperatura con l'antiorario, sempre a velocità soft. Il risotto agli asparagi è cotto, andiamo a impiattare. Risotto agli asparagi. Grazie e alla prossima ricetta.